Buongiorno ragazzi, oggi è una giornata importantissima perché ci sarà il battesimo di Alessandro. Come al solito non possono mancare le mie gioie perché piove! Non sono per niente felice, però prendiamola un pochino sullo scherzo perché sennò mi demoralizzo. Secondo voi il tempo reggerà? Perché in questo momento sta piovendo, però le previsioni dicono che dovrebbe smettere e riprendere alle 20. Poi non so che cos'ho qui, mi è venuta forse una bolla, vabbè, a parte questo dettaglio. Vabbè, qual è? Io mi dilego. No, dai, a parte scherzi, ma qual è il programma della giornata? Come prima cosa, io mi vado a dare una aggiustatina. Adesso mi devo fare i capelli, poi mi devo truccare e poi dopo mi dedico al principino della festa. C'è il tuo battesimo! Ciao mamma! Io sono emozionatissima. E voi verrete con noi! Il tema del battesimo è il tema safari. Vedrete che cosa mi sono inventata. Ecco, questo è il risultato finale. Vabbè, poi mi devo dare una bella truccata perché sembro uno zombie. Dobbiamo fare il bagnetto. Andiamo a fare il battesimo, ciccia bomba. Aspetta che vi faccio vedere l'outfit di Alessandro. Gli manca la scopoletta. Sta bene così, già si muove di caldo così. Non c'è stato lavoro che ha fatto. Siamo alla liturgia del sacramento. Alessandro, io te ho atteso nel nome del Padre. Benedica la mamma qui presente. Guardate che spettacolo questo allestimento, è tutta opera di Monica Art, tutto curato nei minimi dettagli. Queste sono delle stelline che poi verranno accese al momento della torta, qui c'è il photo booth. Guardate che belle le bomboniere con tutti gli animaletti, c'è l'elefantino, poi c'è la scimmietta, il leoncino, la giraffa. Questa invece è per i testimoni, questa è tutta opera di Ross Art. Fa delle bomboniere bellissime, tutte fatte a mano. Seguitela su Instagram, tanto poi vi lascio il link nelle info box. Cosa ne pensi di questa lettura? Allora, l'allestimento è bellissimo. Chiara in questo momento sta dormendo perché poverino non ce la faceva più dopo la messa, insomma, l'acqua in testa che era ghiacciata. Comunque, questo è un partito, ma non ce l'hai. E c'ho la pancia, è bellissimo. Intervistiamo un po' gli invitati che andranno a finire su YouTube. Cosa ci dite? Dite qualcosa. Sì, però siete un po' morti, dite qualcosa. Di solito siete molto più espansivi. Vabbè, passo a qualche altro invitato. Cosa da dire a tua discolpa? Era buono. Ma te invece come fai a sopportarlo? Non lo so. E poi c'è lei, Milaus! Sono sempre io. Ci sei anche tu? Poi tu hai un canale YouTube, vero? Insieme a mamma. E però se non lo dici nessuno ti segue. Quindi che devi dire? Seguitemi. Ma cosa fai sul tuo canale tu? Challenge. Amore di zia, ti sei rubata il coccodrillo. Ma come fa il coccodrillo? Nessuno lo sa, vero? Questo è l'antipasto. Christian, vedi subito. All'inizio io qui non salzava nessuno. Ma il piatto lo fai anche per me? Dove sono, Marzia? Ecco la nonna, ma io non lavoro qui. Lui chi è? Si può dire chi è. Forse possiamo ricollegarci a quel vlog dell'altra volta che Alessia diceva qualcosa. Ma secondo voi chi è? Guardate un attimo. È mio cognato. Però potrebbe forse essere mio cognato. Boh, vabbè, non diciamo più niente, basta. Allora ragazzi, noi parliamo a bassa voce
perché ci potrebbero sentire gli altri invitati. Noi, sì, ma così sembra che siamo alti uguali. Ma comunque noi abbiamo organizzato una cosa fighissima. Tra poco arriveranno dei camerieri finti che faranno tutte cose un po' pazze. Chissà se qualcuno si arrabbierà. Tu pensi che qualcuno si arrabbierà? Saranno un pochino invadenti questi camerieri. Sono, verranno vestiti come camerieri e quindi sembreranno camerieri. Solo che saranno un po' sbadati come camerieri. Sì, infatti faranno tutte cose strane, bizzarre, fino a quando la gente non si accorgerà appunto che sono un po' pazzi, e a quel punto si sveleranno per quello che sono, ovvero attori. Nascondiamoci che la gente si sta impicciando così. Sì, da sì. Come sei bella oggi. Perché gli altri giorni faccio schifo. In questi casi, cari uomini, non c'è modo di rispondere né affermativo né negativo. Meglio prendere e scappare via quando le donne fanno queste domande. Noi stavamo dicendo che tra poco arriveranno i finti camerieri. Sì, che poi è una cosa che sappiamo soltanto io, Alessia, e poi questo tizio qui. Ehi tu, vieni qui. No, stavamo dicendo che noi siamo gli unici invitati che stanno poco per l'anno di finti camerieri. Ecco nonna, Guimali! E capretti, nonna! Ali! Cinello! Amori! Cinello! Ecco la madrina. Cosa dice la madrina? Sono stata tanto contenta di questa giornata. Non è finita, sì, però. Sono stata proprio, sono contenta perché l'ho aspettato tanto questo momento e mi sono emozionata. Che carino. Grande, va. E poi c'è lui, prendiamolo al volo, che è sempre tipo divo, si sente con sta giacca. Ma chi ti credi di essere? Scusa, chi ti credi di essere? E poi finalmente io posso girare i vlog, perché questa ogni volta non si sa perché spuntava fuori come i funghi. E adesso non è più Anonymous. Tra l'altro tu mi hai svelato. Ho capito, ma non è colpa mia perché te stai sempre in mezzo. La capretta. Che salti con nonno? Salta, salta, salta! Mamma, dove sei? Dove è mamma? Oddio! Ma lei comunque è leggera! Rispetto a lui te credo! Che supplè, tutto in cara per rompe! Serviti. Vedete quelli lì? Sono, sa che in realtà quelli sono i camerieri finti. Si vede il cucchiaino! Dica me, dica me! Dica, dica! Terzo melone! Ma tutte e due! Questo è il regalo della madrina. Allora, bello di zia, questo giorno bello è per te. Stai sempre nel mio cuore. Sarò sempre presente. Stiamo a fare il video. Tutti assieme dobbiamo fare la canzone di tanti auguri, no? Aspetta, la recupero, una recupera. Noi siamo una compagnia teatrale. È pieno di creature splendide. Io non che uno nasce meraviglioso così, poi cresce e diventa così. Per Alessandro, ip, ip, una! Lei è la? È la? Nonna. Signora nonna, ma è minorenne questa. A 15 anni. A favore di tutte le donne, della mamma, della nonna, faccela spaccata. Sì! La compagnia teatrale si chiama il Camelot Show e quest'anno siamo riusciti a superare i 25 anni di attività. Mi vado a presentare l'attore più giovane, Felice. Vabbè, ma questo non sai il nome di come si chiama lei? Sara. Sara, come lo nome lo dici nei vantaggi. Però è un nome da donna. Allora, quando ci hanno invitato, la posso dire la verità? Dillo. Non ci volevo venire. No, te lo dico. Non ci volevo venire. Una cosa carina. Non ci sta. No, però durante la cena ho visto il clima, le facce che c'erano. Non ci volevo venire uguale. No, perché volevo far vedere la natura che scherzi brutti.
nel senso l'articolo Ibe. Ci arriverò, lei non lo sa, io sì. Che cosa? La mia ragazza, bacio, bacio. L'uomo che sussurrava alla patata. Fortunato.